Mara, il protagonista indiscusso di queste due bellissime vedute di Leopoldina Zanetti Borzino. Vedute cariche di dettagli che ci raccontano un momento storico molto importante. È il 12 maggio del 1859 e Napoleone III, sulla sua flotta, sbarca a Genova con oltre 100.000 soldati. I genovesi lo accolgono festanti, si aggregano sui moli, sulle calate dei vecchi moli, e ammirano l'arrivo delle navi dalle vecchie terrazze di marmo che sovrastavano le mura della città. Napoleone arrivava con i suoi uomini a portare una speranza per il popolo genovese. Giovani patrioti, aristocratici, borghesi, ma anche e soprattutto il popolo lo accoglieva festante. Siamo alla vigilia della seconda guerra d'indipendenza, poco dopo gli accordi di Plombier, e la Francia ha stipulato un accordo col Regno di Sardegna per liberare il popolo genovese dall'oppressione degli austriaci. Ancora una volta il mare diventa simbolo di speranza per la nostra città e le sue vele cariche che si vedono all'orizzonte sono il simbolo della speranza del popolo di nuova ricchezza, pace e prosperità.